Il microfono a dire a quel signore in fondo, anche voi siate un attimo interessati, non pensate solo al buffet, pensate anche a sentire queste cose importanti, perché tutto l'altro fa parte della vita. Dice, ma perché tu sei così interessato? A parte Rositeri, che è un amico mio di vecchia data, del nord pure lui come me, di Bolzeno, quindi ci conosciamo benissimo. Poi ho avuto il piacere di conoscere questo grande peperoncinologo, che oltre ad essere un grande peperoncinologo è anche dermatologo, è vero questo? È quello che se ne intende di più, quello che ti fa capire tutti i sapori. E io adesso gli stavo dicendo a lui, peperoncino non è che non ci possono fare l'intervista, tu dove lo metteresti il peperoncino? Ma è ovvio, uno dice dappertutto, perché nei cibi un lontano sapore di peperoncino male non fa. Ho fatto l'esempio che proprio oggi io a casa, mentre sto girando il medico in famiglia, scappo quando posso a pranzo a casa, quando giriamo lì vicino, facevo le cotolette alla milanese e il peperoncino tritato, poi essiccato un attimo o il forno al sole che ne fa questa polverina di questo bel colore rossastro, messo nel pane grattugiato prima di fare la cotoletta, quindi la cotoletta alla milanese ha questo retrogusto. È bellissimo. In più poi i peperoncini, la maggior parte dei peperoncini di tutto il mondo sono di colore giallo e rosso, potete immaginare la gioia con cui io sono.